Cortana, YouTube. Non riesco a sentirti. Potrebbe esserci un problema con il microfono. Oh, di chi è sta voce? Vince! No, niente, è lei che non sente. Prego, di chi è questa voce? Marco? Guardate, Alexa pioverà oggi a Pescara? Oggi potrebbe piovere. Scopri il nuovo Amazon Echo. Con microfono. Scusa tanto, ma sei scema. YouTube. Oh, meno male. Stranamente prima non aveva sentito, ma vabbè, non fateci caso. Certe volte Cortana è sorda. Eppure l'ho pure chiamata, ci ho detto Cortana. So già che mi sto mettendo appiccicato così, starò... Tra un po' me ne vado in bacio alla telecamera, io già lo so. Internet sempre velocissimo, proprio veloce come la luce. Vedi, tutta sta parpardella, poi ovviamente qui censurerò, ovviamente. Cioè, cercherò di censurare quello che... per non far vedere il nome e tutto il resto. Però, iscritto, ricambi, per favore. Giusto per cambiare, sapete, per non scrivere sempre la stessa parpardella, sapete com'è. Iscritto, ricambi, controllo. Come per dire, io sono la finanza che se tu non ti sei iscritto al mio canale, vengo a casa tua e ti faccio la denuncia. E a che livello stavamo? Iscritto, ricambi e like meritato. Vabbè, che sono da cos? Parapapà. Tutta parpardella, ehi, quando è l'on? 2 anni fa. Questa storia, almeno nel mio canale, è iniziata da 2 anni fa. 3000 volte oltretutto, non è lo stesso. The King of the Mountain. The King of the Mountain. Bel video, like d'obbligo. E ti va? Da me è appena uscito un nuovo video. Ah, vabbè, poi c'era anche questa... quest'altra via, sapete com'è? Tutti iscritto ricambi, iscritto ricambi. 2 anni di rotture di scatole. Fino a 10 mesi fa. Quindi fino a quest'anno. Allora, cari ragazzi, sfogarmi fino a un certo punto, perché comunque per il momento non si sta avvenendo questo. Almeno per me non si sta più avvenendo, però vabbè. C'è stato un periodo in pratica che per quelli che si trovavano alle prime armi, quindi che erano appena entrati nel mondo di YouTube, nel mondo youtubiano, assistivano a questo fenomeno chiamatosi, fra grandi virgolette, proprio grandi, che proprio mi devono spaccare up, proprio devono spaccare il video, devono spaccare YouTube, di iscritto ricambi. In cosa consiste questo iscritto ricambi? Come sicuramente avrete capito, frase proprio schifosa, cioè che proprio ci sputerei in faccia a chi l'ha inventato, ma vabbè. In pratica significa che io mi sono iscritto a un canale e chiedo di essere ricambiato il favore, quindi di essere ricambiata l'iscrizione. Io mi sono iscritto al tuo canale, non è che potresti iscriverti anche tu al mio? Cioè, c'è il baratto, non lo so. Fortunatamente questo avvenimento non si è più manifestato. A me, io non lo vedo più per quanto riguarda me, poi non so per gli altri. Ci sono tante persone che entrano nel mondo di YouTube, fanno il proprio canale, così, colà, una piccola grafica del cavolo. E come prima cosa, per andare avanti con gli iscritti, ovviamente, perché quello è lo scopo, questo fatto qua è per riuscire ad avere più iscritti, per avanzare più velocemente con gli iscritti. Poi vi dico però cosa c'è sotto che fa veramente incazzare, che non ha senso, ma vabbè. Ci sono quelli che partono subito lungo la strada dell'iscritto ricambi, come a dire, manca il tempo che sei entrato, già stai a rompere i cocchi. Il bello è che poi ci sono quelli che appunto scrivono tipo questo, fa un sorto di commento per farti annebbiare il cervello, per farti rincoglionire. Nel bel mezzo del tuo cammina mi ritrovai in un iscritto ricambi, così, cioè ha detto tutta parpardel, mo senza offese, però ha detto tutta parpardel e poi
appiccica l'iscritto ricambi. Tanto che io gli ho giusto messo un mi piace, non gli ho manco risposto perché io non voglio fare polemiche, soprattutto su internet, con una persona che non è davanti a me. Ehi, bellissimo video, molto interessante. Quando invece è capace che in realtà sotto sotto, dall'altra parte, sarà dice, ma cacchio me ne frega a me di sto video. Sicuro il 95%, se non il 99,9% delle persone fanno così. Poi vabbè, c'era la mania del ehi bro, mi sono iscritto. Ehi bro, ehi frate, ehi fratello, amico caro, ma vattene a c***o. Ovviamente spero che ricambi ci conto. Ma cosa conti? Cosa conti? Le pecore? Poi tipo questo, mai sentito? Questo è veramente meglio se non me la leggevo di nuovo, ma vabbè. Bel video, iscritto ricambi? Fra parentesi, davvero però. Come per dire, io non sto scherzando però, dai. Ah, e poi come avevo detto prima, iscritto ricambi, controllo. A una persona del genere non vi verrebbe voglia di dargli un calcio al sedere e dirgli ma vattene a quel paese a te con te ne tieni? Diciamo che comunque è un video sfogo, anche se questo iscritto ricambi io non ne sto vedendo più. Spero che veramente la community di YouTube non stia più facendo, o se qualcuno lo sta facendo, ma qualcuno, spero che non sia come a prima, perché 2 anni fa, l'anno scorso, se ne vedevano di più di questi qua che facevano ste cose, e a me veramente dava un fastidio enorme. Che poi tutto questo con lo scopo di avere più iscritti, ma se poi i video di questo qui non mi interessano, mi fanno schifo, non li vedo, non mi interessa il canale, cosa serve questo fatto di iscritto ricambi? Solo per avere più iscritti? A parte il fatto che prima ti riempi, diciamo così, la casella di canali a cui sei iscritto, che hai ricambiato l'iscrizione, che i canali che veramente ti interessano i video, però sono sicuro che quel canale a cui avete ricambiato l'iscrizione non ve ne fregava niente dei video del canale in sé, cioè proprio non vi interessava. Tant'è che io, cavolo me ne frega a me, dopo un anno ho ricambiato l'iscrizione, poi toglievo l'iscrizione, perché cavolo me ne frega a me. Controllo, capite adesso a che livello era arrivato quel fenomeno? Iscritto ricambi, addirittura ai ricatti. È stato il mio primo video Watch Dogs, i primi passi, diciamo che non si vedeva neanche tanto bene, però è stato il mio primo esperimento, per dire. Andò molto bene, ma perché andò molto bene? Che ovviamente la maggior parte delle persone che mettevano mi piace, che si iscrivevano al mio canale e mi commentavano sotto al video, erano tutte persone che dicevano iscritto ricambi, ricambi iscritto. E questo è quello che mi ha dato più nervoso, perché come al solito, cioè non è che sono persone che veramente piacciono i video. Poi ci sono quelle che scrivono un bel video, mi sono iscritto, passa sul mio ultimo video che so che ti piacerà. Ma tutta sta sicurezza da dove l'hai presa? Ma vabbè, il mondo di YouTube se ne vedono di tutti i colori, e spero di non vederne più di ste cose, perché sennò il prossimo commento con iscritto ricambi veramente gli spezzo la vertebra del capocollo. Comunque, cari ragazzi, questo è stato un video piccolo, un video sfogo. Vi ho detto il senso, un senso non ce l'ha. Un senso non ce l'ha. Se proprio dovete essere aiutati, collaborate invece che fare iscritto ricambi. Quello ancora può essere accettabile, perché la collaborazione è una cosa, ma iscritto ricambi è un'altra. E vi credete che quel video possa piacere a quello che vi ha ricambiato l'iscrizione? Potrebbe fare appunto come ho fatto io, che prima non sono iscritto tanto per far vedere e poi ho tolto l'iscrizione. Se a me non interessava il canale, perché dovrei essere iscritto a un canale che a me non interessa, così, per tenermelo come soprammobile. Spero che un giorno YouTube non sia più infettato dal virus iscritto ricambi. Internet è un mondo libero, libero fino a un certo punto, perché come abbiamo visto con la situazione del copyright all'articolo 13, quindi
Vabbè, vi metto anche il link del video in descrizione, oggi non so parlare proprio. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato il più chiaro possibile. E se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non ancora fatto. Condividete anche il video, mi raccomando, per far sapere e per chiarire le idee su questo iscritto Rigambi, che mi sta frantumando un po' i cosiddetti, vabbè. E attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Bella ragazzi!